c'è l'appuntamento numero 2 su Doi Nobuhiro e la sua filmografia. Questa è Action, la rubrica dei registi JFS. Incominciamo! Anna Mizuki è un film del 2010 che ci narra la storia d'amore appassionata e allo stesso tempo tormentata dei due protagonisti. Sae e Koei sono rispettivamente una ragazza molto dedita agli studi e un apprendista pescatore, che vivono in un paesino sperduto dell'Hokkaido e che in maniera molto casuale si conoscono e si innamorano. La loro storia funziona alla perfezione, ma comincia a deteriorarsi dal momento in cui Sae entra in una prestigiosa università e si allontana dalla propria terra. Il sentimento fra i due soffre diversi colpi, ma resiste, mentre la relazione si dimostra fragile e suscettibile all'ingresso di nuove figure nel corso della storia. L'interpretazione di Aragaki Yui e di Yuku Tatoma è apprezzabile, e in generale il film descrive bene l'alternare delle emozioni dei due, che rimangono sempre legati da un sentimento importante, simile al filo rosso del destino, Akaito, che unisce le coppie di amanti nell'immaginario giapponese. Ora due parole su The Voice of Sin, Tsumi no Koe. Uscita nel 2020, questa pellicola di suspense si basa sul romanzo omonimo di Shota Takeshi, ispirato alle vicende del cold case Eiko Morinaga, risalente agli anni 80. Un reporter di nome Eiji indaga su un caso insoluto da più di 30 anni, dove un gruppo di persone estorceva denaro a grandi compagnie. Pare che nella dinamica del crimine siano coinvolte delle audiocassette da cui emergono le voci di tre bambini. Apparentemente, una di queste cassette viene ritrovata da un sardo di Kyoto, Sone, che la rinviene rovistando tra i vecchi scatoloni del padre. La voce incisa è la sua, e questa lo spinge a cominciare un percorso di ricerca della soluzione del caso, parallelo a quello del giornalista, ma con finalità totalmente diverse. Con un buon quantitativo di dorama, che tuttavia non indulge in scene scontate o melense, il ritmo del film si mantiene elevato per più di 2 ore e propone una possibile riflessione su un caso tuttora irrisolto della cronaca giapponese. Continuiamo con Birigyaru, localizzato come Flying Colors, è uscito nelle sale nel 2015. E con una brillante commedia drammatica, Doi ci racconta la storia di Sayaka Kudo, una vera e propria gyaru che trova a scontrarsi con il sistema scolastico giapponese. Dopo una sospensione da scuola, per farla pagare al suo professore, decide di entrare alla Keio University. Per farlo però dovrà frequentare una scuola preparatoria, dove incontrerà Tsubota Yoshitaka, un insegnante eccentrico che basa il suo insegnamento sugli interessi dei suoi alunni. Il regista rappresenta con un cast giovane e talentuoso una storia di redenzione molto classica, ma con un taglio registico diverso, simile a una serie TV e che la rende più apprezzabile e unica nel suo genere. Inoltre alcuni personaggi con le loro assurde motivazioni rendono ancora più peculiare la pellicola. Concludiamo con Ima Aini Yukimasu, noto col titolo internazionale di Be With You del 2004. La pellicola dà voce alla storia di Takumi e Yuji, una coppia padre e figlio che l'anno prima dell'inizio del film hanno visto morire Mio, madre di Yuji, nonché moglie di Takumi. Tuttavia Mio, prima di morire, fa una promessa, dicendo che nella prossima stagione delle piogge ella sarebbe tornata. Ai protagonisti sembra impossibile mantenere una promessa del genere, ma durante la predetta stagione delle piogge ritroveranno Mio, che purtroppo ha perso tutti i ricordi della sua vita precedente. Una storia drammatica questa volta, con un taglio molto più classico rispetto alle altre pellicole posteriori, ma che comunque riesce a comunicare tutti i suoi messaggi, grazie alla delicatezza dell'occhio registico di Doi Nobuhiro. E anche per questo regista siamo giunti alla fine. Se volete approfondire le vite di altri registi giapponesi, non vi resta che continuarci a seguire con Action!